Ciao, hi everyone, hello, ciao Chiara, ciao Mimma, non ti avevo visto entrare, come state, com'è andata la Pasqua, tutto bene, ciao Fede, ecco Marta, ciao Noemi. Ok, abbiamo la richiesta di Marta. Hi everyone. Ciao. Ciao Rossella. Ecco Marta, ciao. Ciao, come andiamo? Bene, bene. Voi? Tu tutto bene? Tutto a posto. Bene. Giornata un po' impegnativa, ma tutto bene. Sì, anche da queste parti. Pasqua, tutto bene? Ciao Ale. Cercando di... Oh. Pasqua tutto bene? Sì, nulla di trascendentale, ovvio. Come tutti. Come tutti, però dai, tranquilli. Vabbè, sì. Siamo Hi, riposati. Ciao a tutti. Quanti siamo questa sera? Oh, che bello. Allora, io nel frattempo mi collego anche di là così vedo le domande perché sennò lo schermo. Questa sera ripassone. Com'è che si diceva a scuola interrogazione a sorpresa su tutte le lezioni? Ciao Mimma! Facciamo una cosa del genere, no? Ciao, ciao a tutti. Sì, abbiamo pensato che, sai, magari dopo la Pasqua... Non avevamo magari molta voglia di metterci 100% su un nuovo argomento, quindi facciamo un qualcosa di molto rilassato stasera. Anche perché poi non sappiamo in realtà quanto tempo ognuno è stato su le varie cose che abbiamo fatto tutte le volte scorse. E allora magari no, un pochino di scrittura in libertà insieme, sì. Proprio per passare la serata insieme. Sì, esatto. Io ti devo dire, sì. Ciao Angelica, ci capisci quando parliamo in italiano? Sì, immagino. Angelica, di dove sei? Adesso lo scopriremo tra un pochino che risponde. E poi devo dire la gente ha dei nomi su Instagram molto creativi e non sai mai il nome vero. Ok. Ciao Valeria. Oh ragazzi, Valeria, seguitela perché se postasse qualcosa in più, Valeria ha una mano incredibile. Ciao! Ciao! Ciao, hello! Hi everyone joining from outside Italy. Are you hello. ready to write some monoline? Sì, siamo tutti degli alter ego di noi stessi. Ok, allora cerchiamo di parlare anche... Angelica un pochettino ci capisce. Bene, bene. Ok, vabbè, la prera... Sì. Allora, io ho due penne nuove stasera. Però facci vedere. Regalo di una amica di penna, che spero continuerà a essere amica di penna. Sono due Kaweco. Immagina con che punta me la regalate. Punta? Media. 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 Sembra Ciao ovvio. Giulia, ciao Ale, mi sembra ovvio tutti dalla... Allora, quindi questa sera, senti Marta, io pensavo, no? Dimmi, Siccome dimmi. Noi abbiamo fatto Italico Monolinea e la Carolingia, sì. Foundational, non so, chiamatela sì. Com'è, facciamo che una scrive uno stile e uno scrive l'altro, così abbiamo gli schermi. Sì, stavo pensando infatti la stessa cosa, così dai, abbiamo il doppio risultato. Dai, proviamoci. Andiamo? Cosa vuoi fare tu? Sì. Io scelgo l'altro. Aspettate, no, è uguale. Una cosa importante. La frase che abbiamo scelto per questa sera, brava, non è stata scelta proprio a caso. L'hai scelta tu, diciamolo. L'hai Sì. Trovata tu.
Sì, è in un libro che adesso ve lo faccio vedere, ma penso di avervelo fatto già vedere. È un libro sull'opera di Hermann Zapf, dalla calligrafia alla fotocomposizione. Questo per dirvi che i font di computer che tutti quanti usiamo non nascono su uno schermo di computer, nascono su un foglio di carta, pensati, disegnati a matita dai designer di lettere e dopo vengono trasformati in carattere tipografico. Qui c'è una bella raccolta di opere di Hermann Zapf e ovviamente le sue frasi sono tutte, quasi tutte, insomma, una grande parte inerente alla scrittura, le lettere, eccetera. La frase di stasera è presa da uno dei suoi lavori. Quindi, Perfetto. Tu ah, sì. l'hai presa in inglese e l'hai tradotta in italiano, così possiamo Esatto. comprenderla anche più Chi vuole facilmente. questo, co comprare questo libro? Perché è in italiano, non ci sono tantissime pubblicazioni tradotte in italiano. Questo devo dire che è fatta molto bene. È Edizioni Valdonega e lo vende la Lazy Dog. Ce l'hanno loro perché hanno preso tutte le rimanenze di stampa Hibernice, di questa casa editrice. Poi magari nel commento dell'IGTV lo lasciamo. Lo mettiamo i Sì, riferimenti così. è un libro da mettere nella wishlist perché vale, credetemi, tutti i soldi che spenderete. Costa, se non mi ricordo male, una sessantina di euro più o meno. Quindi Vabbè, è un un bel regalo di volume però, quanto visto, eh. bellissimo, copertina dura. Da prendere assolutamente, da prendere assolutamente. Bene. Molto bene. Allora, giriamo e andiamo. Vai. In quanti, in tanti. Hi Marika, ciao. Chiediamo una cosa, in quanti scrivono con noi questa sera? We want to know how many will be writing with us tonight. Answer in the comment. The comment will not be captured in the video, so don't worry. Bene, Cinzia, ti ho corretto i compiti. E Ciao Melissa. la tua busta è pronta per essere portata. Allora, come faccio a girare qua? Così. Ok. Oh, Federica scrive, brava. Anche Renata, Dani Grafia ci prova. Certo che ci provi. Tutti, anche noi, non è che. Ah, anche tu ci provi molto bene. Allora, io qui ho Sì, un groviglio di ma cavi. grande. Aspettate che qui i cavi. Francesca, ma certo, guardaci finché riesci, poi nel caso troverai tutto salvato e registrato. Sì. Facciamo un po' di riscaldamento. Sì, Marta, allora tu che definiamo lo cosa vuoi stile. fare? Italico o carolingia? Ma non lo so, torno indietro all'italico? Tu fai la Ok, carolingia? ok, Ok. ok, ok. E io faccio un po' di tondi allora. Freschetta. Quindi devo fare anche un po' di riscaldamento perché sono un po' fresca, fresca, fresca. Sì. Allora, comunque ti confermo che chi sta di sopra, cioè chi parte con la diretta, ha Sì. più luce. Mo, mettetela come vi pare, ma. Sono più scura io. A parte che, allora, io non riesco a togliere i commenti, quindi ditemi se sono fuori inquadratura. Ah, pigia una volta sola sullo schermo, Marta. Ci provo, ma non Dovrebbe, funziona. dovresti ridurlo. Non funziona. No, pigia sulla mia parte, quella in alto. Niente, prove tecniche fallite. Ok. Vabbè, fa niente, non importa. Allora, vi dico anche con che cosa ho caricato questa penna stilografica bellerrima. L'ho caricata con questo color corallo, perché ho voglia di vedere
cose felici. Brava. Quindi stasera Io questa la uso per il riscaldamento e è quella arrivata da, non so se te l'avevo accennato, che avevamo preso le stilografiche io e Melissa da quel link pensando fossero quelle con la punta coperta. Sì. E invece sono arrivate con la punta così. Però devo dire che comunque scrivo abbastanza bene. Bene. E l'ho riempita con... Aspetta che te lo faccio vedere. Questo. Ti devo dire una cosa, abbiamo una richiesta di... anche io ho usato uno degli Hamburg Ink. L'ho riempita con questo. Come sta andando? Io ho usato il Mona Lisa in questo. Belli, molto belli. Molto bello. Sì. Delicato. Dunque, abbiamo una richiesta di partecipazione. Ah, che ne... vuole non so. Con noi? Angelica. Mm-hmm. Ok, so just so that you know, we now can go live with another one. So if anybody is willing to join for a quick chat live, please do send a live request and we can admit you to the room. Andiamo. Angelica, io non sappiamo se è un errore e hai cliccato sulla richiesta di partecipare alla diretta oppure se vuoi davvero partecipare. Ci metti per favore nei commenti se vuoi. Se vuoi venire con noi. Se vuoi davvero partecipare, perché dopo questo video lo salviamo e lo carichiamo su YouTube, quindi devi essere consapevole che andrai su YouTube. Ok, io devo smettere di mandare le manine alle persone. E mettermi a scrivere, altrimenti non ne esco. Allora, per chi vuole abbassare i commenti, cliccate un solo tap sullo schermo nella parte alta dove ci sono io, nella parte alta dello schermo. Un solo tocco sullo schermo vi riduce i commenti al minimo. Nicoletta si è persa all'inizio, ciao Laura. Allora Nico, è semplicemente che stasera facciamo un po' di Hi Deb, with love from New York City. Facciamo solo un pochino di ripasso. Io, come non funziona più? A me funziona, ho fatto l'ultimo aggiornamento. No, Melissa, non mi dire sta cosa. Ma sai che nemmeno a me funziona. Ho provato più volte. Probabilmente non abbiamo aggiornato l'applicazione. Dici, eh? Può essere. Ci Non sia lo so, non lo so. qualche bug. Quindi, per finire il discorso con Nicoletta, io faccio Carolingia e Marta fa Italico Italico monolinea. monolinea. Esatto. Sì. E abbiamo scelto questo, abbiamo scelto, Cecilia ha trovato questa citazione, questa frase che ha tradotto in italiano e l'abbiamo messa nelle storie nel Di oggi. pomeriggio, stasera, sì, Sì. e se avete modo di recuperarla, altrimenti scrivendo con noi, piano piano vi si forma sul foglio. Esatto. Io sto facendo per adesso solo un pochino di segni base della Carolingia. Io devo tornare un po' nel mood dell'italico perché quando si fa per molto tempo uno stile è sempre Ti rimane quello. un po' difficile, un po' lo switch. Ed è Allora, fondamentale il riscaldamento in questi casi. sì, Nicoletta vuole sapere che penne usiamo. Io sto usando una Caweco punta media.
caricata con l'inchiostro corallo della Diamine, mentre Marta. Sto usando una stilografica presa su AliExpress e caricata con Hamburg Ink, color Vivaldi. Allora, senti, io quasi quasi la farei entrare, Angelica, perché continua a arrivarmi la sua richiesta. Proviamo, proviamo. Vai. Allora, vediamo se. Ah no, aspetta. Oh, si è tolta. Ok. Ok, so just for our English speaking friends joining from outside Italy. I will be doing Carolingian monoline and Marta will be doing some monoline italics. Now we are just warming up a little bit because no one of us has been able to warm up before. And this is also good because you always, always have to warm up a little bit with basic strokes. Just to get into the mood of doing some calligraphy Yes. peacefully and mindfully. Mi sembro. Vabbè, non ti dico che cosa. Allora, siccome il calzolaio va sempre in giro con le scarpe rotte, ti dirò che io non mi sono scritta la frase da una parte, quindi adesso dovrò rimediare. Ok, sì, io me la Tanto, sono tanto. portata prima, proprio poco prima di entrare in diretta. A catturarmi una storia, mi auto-screenshotto. Nicoletta, penina extra, sì, penino extra fine questo, ma allora devo dire che vabbè, sono arrivate così, non doveva essere questa, però è arrivata questa. E penino extra fine, sì. Allora, io sto scrivendo all'interno di un quadrato 0,5 x 0,5 e l'effetto che dà è questo, l'extra fine. Non so se si vede. Si vede, si vede. Qui il ragazzi sta facendo un freddo becco. Oggi, guarda, oggi ha fatto un vento che mi è caduto pure un vaso, sai la classica scena? Uno. Sì, mi è caduto un vaso al piano di sotto e fortunatamente è caduto nel giardino della vicina e non c'era nessuno, niente, Meno cioè, non ha fatto danni, ma veramente male. sì, la classica situazione da vignetta. Sai, del vaso. Ah, Ma ha io fatto per veramente esempio, un vento pazzesco. io sto al quarto piano, no? Non ho Sì. mai fatto l'assicurazione di casa. E se Ah, mi è la prima cosa che ho fatto. non ho vasi, ma se mi succede qualcosa, ragazzi, da noi quando tira vento, poi io sono la mia palazzina in un angolo, in un gruppo di cinque palazzine, io sono quella più esposta fuori, diciamo, verso il vento. E, neve in Svizzera, dai, pazzesco. Beh, lì è molto Sì, probabile quello. che quando insomma sulle Alpi è così. Prima o poi, questa cosa dell'assicurazione dovrò farlo. Sì, io è la prima cosa che ho fatto perché comunque avendo qualcuno di sotto. Sì. Bene. Allora, mi screenshotto, abbiate pazienza un momento. Dunque.
Ma le mie storie, no? Dove sono? Diteci anche quale stile finora preferite, insomma, se avete delle preferenze, se vi siete divertiti, se vi siete divertiti a scoprire insieme a noi la Carolingia. Diteci, diteci. Nicoletta, stasera sei piena di domande. Allora, quale doveva arrivarti? Allora, doveva arrivarmi un'altra tipo questa, che adesso non appena la recupero. Eccola qua. Questa mi pare. Doveva arrivarmi un'altra tipo questa, con il pennino, vedi, nascosto all'interno. Adesso faccio partecipare Angelica, eh? Ha fatto la richiesta ancora? Ok. Mi è arrivata ancora la richiesta, quindi. Scusami, Marta, ti ho interrotto. No, stavo parlando con Nicoletta che mi ha chiesto informazioni su quale stilografica invece stavo aspettando e la sto facendo vedere. Questa con il pennino nascosto. Sì, ma devi aspettare, Ma devi Nicoletta, aspettare, eh? Se hai preso questa che avevo dato io, ti arriva così. Io ho provato un altro link ed è arrivata sbagliata. Quindi, beh, non avere l'ansia, dai. Comunque sia, vedrai che qualcosa che riuscirai ad utilizzare arriverà. Allora, adesso che sto provando sull'iPad a togliere i commenti, vi posso dire che avete ragione, non C'è si qualche toglie. problema, sì, c'è Sì. qualche problema. Perché non sono l'unica, anche altre. Marta, io comincio. Ok. Che dici? Io Sì. faccio la versione inglese. E io la faccio la versione italiana. Vai. Però mi sa che devo spostare, abbiate pazienza un attimo, che qui ancora aggiustiamo. Ecco. Giustamente. Dunque, ti devo dire che questa sera io ho tolto lo spegnimento dello schermo, quindi dovrei non andare. Ok. Vediamo, eh. Vediamo se è vero. Allora, voglio provare anch'io. Comunque ti volevo dire che ho preso anch'io questa carta che tu avevi consigliato, questa Ah, Deler e Roney. della Roney, e devo dire che È una favola, eh? è davvero molto 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 buona, molto molto bella. Sì. Se vi capita, comprate anche i blocchi della Tomo River. Ce li ha, scusate, li ha Stilo e Stile, negozi online, e Alessandra, se è ancora collegata, ci può dire che è splendida per scriverci sopra. Ripeti il nome? Ah, ve lo scrivo. Eccolo qua. Ottimo. Sempre utili consigli per la carta perché è importante la carta. A volte, vabbè, dalla Queste qua. combinazione di carta con determinati inchiostri, dipende insomma, anche la bellezza dello scritto, quindi. E quindi la soddisfazione e l'incentivo e la motivazione personale. Allora. Ma la mia domanda è: dove ho messo il testo? Ah, vedi. Dove l'ho messo?
Io ultimamente, non so per quale motivo, sto avendo problemi con gli spazi tra le parole. Devo capire qual è... A volte, per esempio, mi vengono dei periodi in cui non riesco a usare l'inchiostro nero. Cioè, se uso l'inchiostro nero, scrivo malissimo. Non vedo gli spazi, non vedo... Basta che uso una gouache colorata e torna subito tutto. Strano, eh? Come siamo silenziose questa sera. Poi questa sera, col fatto che io sto scrivendo in inglese e tu in italiano, non possiamo nemmeno copiarci le righe di testo, perché delle volte sappi che io guardavo le tue parole per sapere che cosa scrivere. Mo te l'ho detto. Ma sì, io ero sempre più indietro di te. Oddio, cioè, allora, mi credi che faccio fatica in italico monolinea? Dai! Assurdo. No, vabbè, adesso ti sto anche facendo chiacchierare, quindi... Ups, io sono andata... Va bene. Rifacciamo. Sì, però così non arrivi mai, Marta. No, adesso è un momento. Recuperi? Sì, recupero. Ho toppato questa cosa, che brutto. Madonna. Guardate che brutto errore che ho fatto. Troppo spazio. Sono partita troppo... Boo. L'ho fatto. Vedere prima Nicoletta è il color corallo della diamine, sono quei flaconcini piccolini da tipo 4-5 euro. Anche questo io lo prendo sul sito di Stilo e Stile. Tra l'altro, Ornella e Mario hanno questa cosa fichissima per noi, che tu compri, adesso sbaglierò sicuramente la parola. Compri sul sito, paghi tutto e te lo fai preparare, basta che gli avvisi che vuoi la consegna, cioè non vuoi la consegna con il corriere, ma che vai a prenderteli, e puoi mandare qualcuno oppure andare tu, eccetera. Quindi super organizzati, che giovedì faccio l'ordine, ecco appunto. Che fa l'ordine? Nicoletta. Ecco Nicoletta. Essendo di Roma, per te è comodo. Beh, però anche dalle tue parti, Marta, ci saranno dei negozi che hanno
questi articoli qua, no? Allora, purtroppo no. Milano può essere, ma qui nella mia In zona zona. da Che te. abbiano tutto questo assortimento anche di inchiostri particolari o diversi dai soliti, non lo so. Allora, intanto vi confermo che qualsiasi ordine, perché ho sentito più di una persona, qualsiasi ordine facciate di materiali dal Regno Unito, pagate la dogana adesso, dopo la Brexit. Ecco, infatti. Quindi attenzione se fate ordini in Inghilterra, Considerate funziona. questa nuova regola. Esattamente come succede con gli Stati Uniti. Quindi complimentoni a chi ha fatto sta Brexit DM. Vabbè. Tanto per incoraggiare il commercio internazionale. Sì, perché quando si facevano gli ordini online di alcuni articoli si cercava sempre in Europa perché, e comunque l'Inghilterra si trovava molto, ci sono tanti rivenditori di articoli di calligrafia, quindi si facevano, dico E spesso, però nonostante capitava di fare ordini dall'Inghilterra. Piuttosto che fare in America, che alla fine dall'America gli andavi a pagare il doppio le cose. sì. Ah, non t'ho detto. Eh sì, Nicoletta, l'alternativa è conoscere qualcuno e farsi portare le cose, cioè o farsele spedire. Ah, ti stavo dicendo, non ti ho detto che io sto usando invece la carta da layout della Clairefontaine. Che ci avevi anche consigliato, se non ricordo male, Sì, e assieme a quella della come Belleroni. vedete, con gli inchiostri stilografici va benone, mentre mi sono trovata un pochino peggio rispetto alla Delerone con gli inchiostri da Appennino. Ah. Io mi ricordo quando sono andata l'anno scorso, era l'anno scorso, sì, l'anno scorso, all'inizio gennaio, febbraio, sono andata a New York, avevo fatto la classica lista della spesa proprio, avevo fatto ordini online e li avevo fatti recapitare in albergo. Sì. Una roba proprio di grande soddisfazione. Quando fai queste cose devi partire almeno con una valigia mezza vuota per Sì. poter alloggiare. Sì. Mi sa che stasera però non riusciamo a scrivere tutto questo testo, perché è tantissimo. Possiamo iniziarlo e poi dopo alla fine ci fate vedere Sì, come lo avete lo pubblichiamo terminato. tutti quanti. Niente, stasera con le spaziature proprio non ci siamo.
Proprio quanto è vera questa frase. In generale prendiamo tante cose per scontate. Questa sera stavo riguardando uno dei libri di corsivo italico che abbiamo fatto vedere nelle puntate dell'Italico, quello delle due allegre signore. E in una paginetta c'è la spiegazione dell'etimologia della parola ampersand. Andate a cercarvelo come si è formata la E commerciale. No, diciamo non la E commerciale come simbolo, ma proprio la parola ampersand. Ampersand. Mi sono persa. Ok. Andremo a vedere. Ci hai Molto fatto. interessante. Mi è Come, incuriosita. per esempio, tu lo sai, no? Come, da dove deriva la parola ciao? No. Ma dai. Da dove deriva? Deriva dal veneto ciao, sciavo, Ah, perché sì? dicevano schiavo vostro, no? Quando si salutavano. E da lì sciavo, sciao, ciao. Ma dai. Sì. Non lo sapevo. Visto che cosette Vur. Sbagliato. Stasera va così. Va bene così stasera. Vedete anche stasera, mentre un pochino cercavo di scrivere oggi pomeriggio per tirare un respiro, ho scritto una cosa. Ve la faccio vedere perché. Eccola qua. Quando scrivo sono contenta e quando sono contenta scrivo meglio. È È vero, vero, sì. no? È vero, quando sei tranquilla, non Beh, dico rilassata, ma insomma con la testa un po' centrata. io me ne accorgo, ma penso che ce ne accorgiamo tutti quando siamo nel mood di scrivere, quando forse è meglio non scrivere, perché Sì. ci sono Allora, momenti in fermiamoci. cui non è meglio, è meglio non scrivere. Elena vuole sapere le punte che stiamo usando perché è arrivata tardi. Io ho la mia solita M media, caweco. Questa è un'extra fine. Modello? Modello AliExpress, quindi non ti saprei dire. Ah, 3009. Allora, il 3009, ragazzi, è lo stesso modello. Aspettate che voglio vedere se qui forse con il riflesso, ma è scritto qui, Sì. della mia che ha la punta coperta. Ah, è vero, guarda, c'è scritto anche qua, hai ragione. 3009, sì, E esatto. allora cambia Esatto. solamente la punta. Brava, brava. Io in realtà non so che pennino c'è qua dentro, perché è tutto coperto e non vi saprei dire, però il corpo della lettera, il meccanismo, scusate, della penna stilografica, il Sì. meccanismo è quello. Eccolo C'è qua, anche da dire che non potete sbagliare 3000. perché il pennino coperto c'è solo un quello, c'è solo una misura, quindi non c'è il pennino coperto nascosto di varie dimensioni, c'è solo uno. Ok. Fatemi vedere se riesco a fare una cosa. No, scusate, come non detto. Non lo so, a me questa qui col pennino coperto l'hanno regalata parecchio tempo fa. Dove sono arrivata? L'avevo cercata subito, anzi vi posso dire che appena me l'hanno mandata, che l'ho provata, ne ho parlato con Kate, la mia socia di Londra. E lei ne ha prese due
le sono arrivate anche abbastanza velocemente, quindi a quell'epoca si trovava. Poi probabilmente non avranno sempre tutti gli articoli disponibili, quindi andranno un po' a periodi, boh. Allora, Nicoletto, no, chi era? Qualcuno chiede se altre stilografiche vanno bene comunque. Certo, perché no? Ma assolutamente sì, cioè, ci sono anche Marzia ha usato una stilografica di 20 anni fa, oggi nelle storie ho Sì, visto. sì, sì. Quindi basta pulirle, basta, se sono inutilizzate, basta piano smontarle delicatamente, pulirle sotto l'acqua ca calda. Esatto. Allora, io ho questa Omas della mia mamma che pensa. Se l'erano regalata uguali senza saperlo, mia mamma e mio papà. Ma dai! Sì, si sono fatti lo stesso regalo. Ma che bello! E questa qui è quella che mio papà ha regalato a mia mamma e lei me l'ha regalata perché ormai non la usa più. Io dovrei anche un po' mantenerla meglio perché proprio so. Ed ha, è un brevetto depositato della Omas che ha la punta. Adesso questa è super sporca. Che questa si gira così, la uso da monolinea perché se pigio l'apertura del pennino è bloccata. E poi la giro. Ta-da! Questa cosa sopra si gira, Ma liberate il pennino e quando pigiate il pennino è flessibile, fa il corsivo inglese. caspita, ed è fatta apposta per fare questo doppia. Ma pensa. Sì, tutta questa cosa adesso perché io sono veramente un cane e le tengo, dovrei ripulirla di nuovo, eccetera. Però si sì, è fatta apposta ed era un brevetto della Omos, azienda italiana. Sì, Bella. questa qui sì. Però per dire, c'ho anche entry, super entry level della Pelican, eccolo qua. Perché no? No. Sì. Queste qui sono una chicchetta. E poi da qualche parte c'ho anche una Mont Blanc vecchia di mio nonno, ma posso dire in diretta che non so più dove l'ho messa. Ormai l'hai detto, è registrato. È in casa, sì, è in casa, ma non so dove. Prima o poi mi prenderò il tempo per cercarla. Adesso mi son perso ufficialmente, ve lo dico. Aspetta. Ma un tempo, allora, un tempo si usavano tante stilografiche anche a scuola, quindi magari cercando un po' nelle case, nelle soffitte, riusciamo magari a trovare qualche reperto Chiedete, chiedete a ancora genitori, utilizzabile. certo, genitori, zii, parenti. A casa nasconde, ma non ruba, esatto. Eccolo il primo errore. No. Ah no. Ok. Meno male. Difficile parlare e scrivere, A che punto sei? eh? Perché non ti vedo carina. C'è Io sono alla seconda parte. cioè, la seconda frase. Ma veramente? Eh sì, ho scritto più. Se te l'ho detto che ti avrei recuperata. Allora, il modo in cui ti ho recuperata, insomma, è discutibile. Però. Va bene, qualcuno poi a una certa ci ferma? Io non sto tenendo d'occhio. La Elena dice che nel suo astuccio non mancavano mai le stilografiche e il cancellino. Eh sì. Sì. Cioè, aspetta, parliamo del cancellino, quello con la punta in feltro e con il liquido trasparente che cancellavi la penna stilografica, quello. Ah, quello secondo te? Non lo so, voglio capire quale cancellino. Elena, illuminaci. 21:45, perfetto, Nico.
Thank you. Ho intravisto un messaggio. L'ho beccata, quello con la punta in feltro che se non ricordo male aveva anche un po' un odore nauseabondo. Non lo so. O quantomeno a me non piaceva. Ma esistono ancora queste cose? Che non lo so. No, ma noi non è che abbiamo un'ora per stopparci, è che se andiamo avanti tanto poi il video da scaricare diventa infinito. Ok, ma quindi esiste ancora Elena? Mamma mia, io mi sto rendendo Ma conto io che... credo che esista ancora qualcosa che funga da cancellino per determinati inchiostri, però non so se sono gli stessi inchiostri di una volta. Non Perché so. non dovrebbe Non lo so, sono. essere? No, non lo so, vedo tante. Vedo tante. Penne cancellabili con determinati altri strumenti che vanno a cancellare l'inchiostro. Però non, ecco, no, non lo so, non voglio dire stupidate perché non sono assolutamente informata. Allora, se io mi ricordo bene. I primi che distrussero la penna stilografica furono, e questa cosa qui del cancellino, furono quelli della Papermate che fecero la penna a roller Cancellabile. cancellabile. Quella col fusto Esatto. beige. E quello veramente da tutti l'avevano nell'astuccio, tutti. E da lì, secondo me, poi la gente non ha più usato lo stilo, non ha più. Oh, FRB79 dice esiste grande. Bisognerebbe fare una volta cercare tutta sta roba. Lara dall'altra parte aveva il pennarellino per scrivere sopra il liquido. È È vero! vero, è Lara, cosa mi hai vero. fatto tornare in mente? Vero! È Vedi, vero. vedi. Allora, da una parte. Mi piace l'idea che magari una piccola correzione si possa fare. Dall'altra parte, però, non incoraggia a scrivere bene. Vero, Pirlanti si sì, chiama. Sì, si facevano veramente delle pecionate allucinanti. Cioè, poi si tirava su tutta la carta, si aprivano le fibre completamente. Niente, proprio qui, una lettera qui e un'altra lettera dopo 1 chilometro. Questa sera, ragazzi, niente autocritica. La No. lascio per un altro giorno. Vediamo di andare a dormire tranquilli. Sì. Allora, Come scrive? mi si sta suicidando una orchidea. Ah. Sì. Ero riuscita a farle fare 2 rami nuovi che avevano cresciuto su ognuno un cespo di foglie nuove. E niente, adesso da sotto ho cominciato a Mannaggia, io, rovinarsi. mia mamma ha un po' di cera proprio verde per le orchidee, ha un'orchidea che
si vede che ha trovato il suo posto in casa, la luce giusta, la temperatura giusta, cioè una combinazione, un equilibrio di tutte queste cose e ogni volta regala dei fiori. Però io tutte le volte che ci ho provato ho fallito. Ma io queste due ce l'ho da tipo 6-7 anni, adesso improvvisamente non Ma so che che cosa gli ho strano. preso, sì. Invece le mie piante verdi che ho messo in casa mi stanno regalando dei fiori. Bello. Io non avrei mai pensato che le piante verdi d'appartamento potessero fare fiori. Ah, dai. Beh, dipende dalla pianta che metti. Però l'ho comprata non sapendo che potesse Ok. fare dei fiori, quindi quando li ho visti spuntare sono rimasta piacevolmente Surprise! sorpresa. Sì, sì, sì. Bello. Stasera stiamo parlando di tutto tranne che di lettere. Non ci avete Proprio fatto sapere qual è il vostro stile preferito, quello che preferite. Diteci qualcosa. Siamo di chiacchiera, no, ma poi soprattutto qualcuno venga in diretta con noi per gli ultimi 10 minuti, dai. Noemi, dai, fatti avanti. Che ti Ma è ce arrivata una. l'abbiamo Melissa, per esempio? Non so se starà, magari starà mettendo a letto la bambina, non lo so. No, perché vogliamo sapere qualcosa dei bigliettini ai corrieri. Melissa, come sei messa? Dani dice: stasera Carolingia, oh, andiamo. E andiamo. Guarda che arriva. No, Chi arriva? aspetta, aspetta. Dalle il tempo di capire che. Ta-ta! Ciao! Ragazze. Come stai? Tutto Bene, voi? Tutto bene? bene. Guarda che bella Sono faccia. venuta a salutare le fan del mio fidanzato. Che bello. Allora, Noemi, dici cosa hai comprato Sì. oggi? Dai. Stasera ho usato questa, Sì? che ho preso anch'io, comodissima. Ah, ok, bella, bella, bella. Con Artemisia. Ne ho preso Bella. Figo. 6. Con Marta, ma prendine un paio da provare. 6, Sì, perché ovviamente. giustamente io le ho detto, ma prova a prenderne un paio, se ti trovi bene poi li prendi, no? Ovviamente che li ha presi tutti. Sì, però Marta dà la spesa di trasporto, come si dice. Giustamente dice, se ne prende di più, ammortizzo i costi. Vabbè, ma uno non Sì. può mai sapere nella vita. È Giusto, un modo per giusto, scaricare la coscienza. No, la cosa brutta è che poi quando hai tutti questi materiali in casa non hai più nessuna scusa per non fare le cose, no? E esatto. nonostante quello, uno posticipa, 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 non fa mai. Ma come detto prima, Cecilia, non avevo più voglia di nero, non ne ho di inchiostri buoni. Avevo preso qualcosa della. Cos'è che ho qua? Windsor & Newton, ma non mi piacciono per niente. Sì, E quindi concordo. avevo voglia di trovare qualcosa di colorato che però fosse anche bello da usare. Devo dire che stasera ha già dato le prime soddisfazioni. Bello. Bene, bene, bene. Brava, Vedi, brava, però allora Noemi. creiamo anche dei bisogni sani. Non è. Sì, tutti sanissimi, eh. Cioè, voglio dire, non è che ti sei Sì, comprata il kit del piccolo rapinatore di banche, no?
certo. Quando arriverà dopo, quando finiscono i fondi. Ah, ecco. Fantastico. Va bene. Oi, oi, oi. Cosa preferisci tu, Noemi, tra i due Stasera stili? ho riprovato anche io con monolinea, però, raga, no. Ho avuto le sue stesse difficoltà, Marta. Vero? Non è così scontato. Riprendere un po' di me, sì. Siamo abituati con una cosa, adesso riprendere è diverso. Però vabbè, dai. La rifaccio domani, secondo me viene un pochino meglio. Che è successo? Ho preso uno svarione, scusate che delle volte sono sonora quando faccio, non so se vi capita, io mi commento con i suoni quando scrivo, faccio... Vabbè, Beh, sì. qui mi dimentico che sono in diretta e che rimane tutto registrato. Guarda che bello l'Artemisia, mamma mia. Bella, sì. È Che stupendo questo bello! fiore. A me di questi inchiostri piace Li tantissimo che poi li puoi diluire, ci puoi fare le tonalità più puoi chiare. mischiare, sì, Sono bello. super pigmentati, hai visto, Noemi? Sì, eccezionali. Veramente. Voglio usarli con la penna di vetro anche. Oh, yes! Ah, Sì, sì, ti può adesso. divertire tantissimo. Aspettate, voglio sapere Federica Ucacchio perché? Ah, Ucacchio è Ah, il per il colore, foglio ok. No, no, parete. aspetta, aspetta, ho capito, ho Il capito. colore. Il colore, niente, domani parte l'ordine. Ma com'è che gira e rigira in mezzo a sti bisogni nuovi c'è sempre Noemi? Parliamone. Colpa mia. Ma parliamone. Assumiti anche tu le tue responsabilità. Naggia. Va bene, ragazzi, sfogatevi pure con me. Ho le spalle larghe. Nicoletta, li ho presi su Quick Lazy Dog, su Etsy. Suezzi, quello la Suezzi, cioè non... pagina Suezzi. Un packaging stupendo mi è arrivato a casa, super curato, le boccettine tutte nell'involucro per proteggerle, bellissimo, veramente, veramente un pacchettino stupendo. Allora, Dani, chiede Cecilia se puoi spendere due parole sulla G Carolingia. Allora, in realtà io non la sto facendo bene, questa G. Doveva essere aperta, cioè loro la facevano aperta. Aspetta che mi metto un po' più. Vediamo se. Facevano questa cosa qua. Prima questo tratto e lo finivano lì, poi facevano il giro dall'altra parte, arrivavano qui e giravano. L'avevamo fatta vedere, no? La G com'era strana. Quindi loro lasciavano, scusate, questo pezzettino aperto. Tantissimi stili sono rimasti con la G picchia la pancia piccola, cioè se questo è il mio corpo lettera, la pancia della G rimane più o meno piccola così, e poi da qui gli fai la gamba e il segno sopra. Poi con la cancelleresca è entrato questo. Però prima erano quasi tutte così. Diciamo che il discendente fino all'onciale non c'era. L'onciale inclusa non ha il discendente, no? Ce n'è una proprio piccolino, piccolino, come fatto. Tipo una cosa così Sì. e va appena appena sotto, invece dalla Carolingia in poi
hanno fatto questa, hanno introdotto questa G. A me non Quella, la dispiace. parte, diciamo, la discendente può essere più o meno aperta, nel senso che può essere così aperta oppure andare a chiudersi in un altro Sì. cerchio. Ne hai fatta una chiusa? Tu ne hai fatta una chiusa? No, ho fatto tutto l'italico aperto io. Ah, tutto aperto. Sì. Ciao Nicoletta, buonanotte. Ciao ciao. Ciao Nicoletta. Sì, lei deve andare. Ciao, buonanotte. C'è il bimbo, bellissimo, tra l'altro, visto. Ma sono le 10, ragazze, vogliamo Sì. girare? Marta, vogliamo girare le telecamere? Ci Tanto saluto. ormai. Sì, dai, mettiamo i nostri bei faccioni. Aspetta, che qua giro l'ambaradanza, no? Dunque. Ma eccola. Aspetta. Eccola qua. Devo cambiare anche gli occhiali, che sennò vi vedo tipo zoomate per quattro. Con questi. Così. Sì, perché divento sempre più orba, ma spesso, non so se ci avete fatto caso, io spesso scrivo con due paia di occhiali per no, la fatica. E faccio malissimo, ovviamente. Però la pigrizia di togliermi un paio di occhiali, metterne un altro, eccetera. Quindi faccio gradazione più gradazione Mix. e arrivo a quello che mi serve. Vabbè. Bene. Allora, stasera un sacco di colori. Marta, che cosa hai usato? Era un verde quello che hai usato tu? Sì, ho usato Vivaldi. Ho Io ho usato un corallo. anche quello. Perfetto. Dubbi. Allora. Io ho usato un corallo, eccolo qua. Noemi stava usando l'Artemisia della Hamburg, che ha un color pervinca Colore blu. maglietta della Marta. Sì, Sì, viola. vero? Vero, vero. Tutte penne stilografiche, vero stasera? Sì, tutte con la penna stilografica. Però, come diceva Noemi, tutti questi inchiostri si possono usare anche con le penne in vetro. Tra l'altro. Non so se ve l'ho detto, mi sono comperata poi la penna fatta a cipolla, e a me non è che si è spaccata. Tutti mi dicono questa qui c'ha la punta più delicata, eccetera. Io. No, allora, io avevo questa. Vabbè, si è spaccata perché mi è caduta per terra, ovvero. Ah, ok. Non è che si è rotta. No, Pigiando. no, Ah, no. Ho ok. tentato di recuperarla limando un po' con la carta, Sei riuscita? la grana fine Posso sintetica. dirti una cosa? No, carta vetrata. Lo No. sai con che cosa, Marta? Cosa? Con queste qua. Quelle Ah, con la lima. super fini. Ok, io ho usato quella. Non mi se n'è andata. Non ho fatto niente. Noemi ha perso la connessione. Ok. Sì, l'ho vista che c'aveva il pallino prima. Vabbè, Noemi, Sì, ho grazie. usato una carta con la grana molto, 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 molto sottile. Proprio rispetto a quello della lima, sostanzialmente. Però Ok, ok. anche una lima di quelle leggere va bene. Sì, io faccio anche i pennini, li faccio tutti con questi, vedi che Sì. infatti ho le righe degli inchiostri. Li tolgo quando ci sono delle piccole imperfezioni nella punta, passo con la parte più fina di questa lima qua ed è una bomba. Sì. L'unica cosa che ho fatto però quando ho rifatto la punta all'altra penna in vetro e ho usato sempre questa, gli ho tolto un pochino di punta perché effettivamente il vetro lo mangi subito. E mi è diventato il tratto più grosso, Grosso. quindi sì, la rovini un pochino. Però per fortuna, dai, ci sono dei modelli che non costano un patrimonio, No, no, quindi te ne no. puoi prendere, Per no? divertirsi vanno benissimo. Esatto, Vanno esatto. benissimo. È una lima per unghie, certo. Perché ragazzi, la lima per unghie non è nient'altro che carta vetrata, eh? Cioè è l'effetto della carta vetrata. Prendete quella, adesso io qua non lo vedete, ma da questa parte c'è scritto 180-280, quindi c'è un lato da 180 e l'altro da 280, una più fine e l'altro un po' più grosso. Quello più fine è proprio super fine. Ok?
poi insomma, lo sentite quando le acquistate, perché non so se anche da voi è così, da noi ci sono dei negozi dove ci sono dei cesti di sta roba, le Sì, prendi tipo 50 centesimi, no? si trovano proprio Ok. ovunque. Quindi come vedete sono tutti strumenti rintracciabili e a prezzo, Sì, insomma. no, a volte dice, oddio, che carta vetrata uso per fare No, non l'oro, prendete la carta quella con la vetrata. No, grana no, sottile che la trovo in ferramenta negli articoli di belle arti. No. esatto. Allora, Mafi79 dice: ho usato la lima per le unghie in metallo ed è venuto un disastro. Certo, perché quelle lì hanno la grana troppo grossa. Devi andarti a cercare queste qui con la grana super fina. Quella, per intenderci, che si usa per togliere le imperfezioni sopra le unghie finte. O sopra le unghie in generale, per dargli l'ultima passata di lucidatura, per Esatto. intenderci. Bene. Ottimo. Marta, ci salutiamo e ci diamo la buonanotte. Sì. Mi Grazie sembra che sia la ancora. nostra puntata 25-26. L'ho scritta perché ho dato il titolo alla puntata stasera. Oh no, no, non lo sto vedendo più, ma chi se ne frega. Ok, 25. 25. 25. Hai messo 25. E Ti confermo. Abbiamo iniziato il mese di aprile ufficialmente di nuovo in lockdown, di nuovo col coronavirus che ci ha ormai rotto tutto quello che poteva rompere. Però Esatto. lasciamolo scritto e detto dentro il video che è da febbraio dell'anno scorso che siamo sotto il fuoco incrociato di questo malefico virus che ci ha cambiato la notte. Scusate, stavo leggendo notte e grazie, ho detto la notte, la vita. L'anno scorso ci chiedevamo dove saremo l'anno prossimo, cosa staremo facendo, ce ne saremo liberati? No, non ce ne siamo ancora liberati. Siamo sempre alla scrivania, sempre a imparare calligrafia, sempre a scrivere, sempre a usare, sì, tutte queste cose. Notte a tutti, che belle che sono. Ciao Mentre noi ragazzi. chiacchieriamo, poi arrivano i Sì. loro contenuti. Sanno che arrivano con un po' di ritardo, no? E Sì, quindi sì. ce li mandano prima. Grazie. E si mandano i baci uno con l'altro, guardale. Ma carine. Grazie. Noemi, grazie di essere stata con noi stasera, Sì. grazie di essere passata a farci un saluto. E Melissa, Eccola, la prossima Melissa. volta vogliamo te, quindi magari ci saluti all'inizio della puntata così poi vai a mettere a letto la bimba. Dai. Elena, Bene. ciao, grazie, sei Stasera devo stata. salvare io, eh. Sì. Farò un disastro, ma Marta questa volta sarò brava. Fidati, fidati. Stasera sono felice che sono riuscita a partecipare e noi siamo felici di più di Anche te, noi, che anche sei riuscita a esserci. tanto tanto. Bene, ragazze, passate una bella settimana. Grazie a tutte per averci fatto compagnia. Settimana prossima ci concentriamo. E iniziamo un po' di onciale allora. Saremo rilassate, saremo riposate, Dai, forse. d'accordo. Ci proviamo, dai. Buonanotte a tutte. Ok, ciao Ciao ragazzi. Marta. Ciao. Ciao a tutte.